La seconda armata del mondo non può perdere. Beh, può, ve lo fa vedere. Ma il generale Putin non si può permettere di entrare nella storia come il dittatore mostruoso che ha perso la guerra contro un solo paese. Qua ci vuole la grandezza e ovviamente un po' di bugie della propaganda. Siete pronti? Io sono Katia Nestrenko, questo è il mio canale YouTube. Iscrivetevi. Allarmare. Ecco cosa devono fare adesso le bocche italiane di Putin, dopo che l'esercito ucraino è entrato nell'oblast di Kursk. Dal centro ai bloggers, bisogna trovare la presenza della NATO a Kursk. I poco lucidi non perdono tempo e si impegnano in creatività. Una persona, un fatto, un po' di fango, un po' di fantasia, un pizzico di bugie, un po' di rubli e il gioco è fatto. Proprio così è nata l'info, che non chiamiamo notizia, sulla presenza di un italiano nell'esercito internazionale ucraino, Yuri Preitaly, a Kursk. Però c'è un però. Yuri si trova in Ucraina. E ora ci racconterà da dove è partita questa poco lucida notizia. Io ho visto il tuo Reels dove spiegavi che è successo qualcosa, è successa una cosa poco lucida. Raccontami, com'è successo? Allora, il video in questione l'ho fatto di ritorno mentre avevo ben finito l'evacuazione di un volontario, un ragazzo di origine polacca. Era rimasto ferito in combattimento, l'ho preso in carico, l'ho evacuato, sono venuti diciamo, col veicolo di evacuazione, l'ho caricato e nel tornare mi sono fatto diciamo, un video. Di sottofondo si sente il grad russi che lavorano, e io che raccontavo che adesso me ne stavo tornando alla mia posizione, come l'ho chiamata io casa in quel momento, perché essendo al fronte dove comunque ci vivevo. E niente, cosa è successo? Che hanno preso questo video, si sono messi, cioè, un certo Andrea Lucidi, che onestamente non conoscevo neanche l'esistenza prima. Dato, questo fa capire quanto sono, mi piace, quanto seguo io la La propaganda propaganda russa. pari a zero. E niente, hanno ripostato il video dicendo che io stavo a Kursk. Tra l'altro, non so come, ma si vedono di sfondo, si vedono comunque dei pali, si capisce che sono in una foresta, e mi hanno praticamente detto che sono a Kursk. Ci sono anche degli italiani che sono andati in Russia. Mentre no, io sì, sono in Ucraina, sto facendo gli ultimi giorni di vacanza, poi me ne andrò al fronte. Partirò magari questo fine settimana. Ma quel video di quale stiamo parlando, dove è stato girato? In Ucraina? Potresti indicare il posto oppure direzione dove ti trovavi in quel momento? Nella foresta di Cremignà, Sebrianska, diciamo tra il confine tra il nord. Tra il nord della regione di Donetsk e Lugansk. È tutta una foresta enorme, gigantissima. Io combattevo all'interno di quella foresta. È così per far capire così come che la propaganda russa sta facendo le montature, cioè prendendo il tuo vecchio video e dicendo che questo è stato girato oggi è a Kursk, cioè vabbè, una cosa proprio, scusa, ma una cosa che fa schifo. Ma tu ora cosa farai? Lasci stare così la situazione oppure entrerai in qualche processo legale, non so, cosa No, pensi di avevo fare? fatto un video in risposta che smentiva tra l'altro con il mio vashivanka, con il mio vestito tradizionale ucraino. So, ragazzi, faccio questo video per smentire Andrea Lucidi, un giornalista italiano palesemente pro-russo, che dice che io sto a Kursk combattendo. Non è vero, non è vero. Sto in Ucraina, sì, quello è vero, ma non sto in Russia. Quindi non credete alla propaganda classica pro-russa che racconta solamente cazzate. Un abbraccione, un bacio. Io smentivo il fatto che mi trovassi in Russia, anche e soprattutto perché non è vero, cioè non ha proprio una base, cioè una logica, non ha senso dire una cosa del genere. Dopo, vabbè, non prenderò provvedimenti legali perché secondo me non ne vale la pena perdere del tempo, del denaro e stressarsi per gente del genere che sa solo incutere odio e disprezzo verso le persone o verso persone come me. Che si stanno dedicando
al prossimo, si stanno spendendo per difendere la libertà di un paese, quindi non ne vale la pena. Ho, diciamo, priorità maggiori che neanche mettermi a perdere tempo con lui, purtroppo. Tra di voi, tra i militari, parlando, come voi vedete la situazione a Kursk, in quell'oblast? Come, cosa dicono? Cioè, quello che si può Onestamente, raccontare, ovviamente. non se l'aspettava nessuno, è stata proprio una cosa organizzata benissimo, fatta in silenzio. Neanche noi stranieri che siamo qua, comunque per aiutare il paese, non ce l'aspettavamo. È stata una sorpresa per tutti, una sorpresa stupenda, bellissima, magnifica. Perché da parte mia sono contento anche di sapere che i russi, certo, non bisogna augurare del male, però stanno provando. Cosa sta provando l'Ucraina da 2 anni e mezzo a sta parte? Stanno vivendo forse una piccola percentuale, però forse capiscono cosa vuol dire avere una guerra in casa. Si rendono conto di cosa sta facendo la Russia all'Ucraina. Quindi a me personalmente mi sarebbe piaciuto andare, mi sarebbe piaciuto essere a Kursk, combattere nella Russia, però vabbè. Sarà per un'altra volta, magari, in qualche altra regione russa, perché no? Ma secondo te perché a voi, ai stranieri, non hanno fatto questa proposta per non dare la possibilità ai propagandisti russi, italo-russi, di dire che ecco c'è la presenza dei soldati della NATO, dei stranieri in Russia, cioè per non creare questa situazione o come spieghi? Ma non lo so, io credo che c'è stata una cosa organizzata comunque da brigate ucraine, forse per me secondo la lingua era anche ingestibile il fatto linguistico organizzare una cosa del genere. Però se avessero chiesto magari alla Legione Internazionale o qualche battaglione internazionale, sicuramente sarebbero stati felici gli stranieri di prendere parte ad un'azione del genere. Penso che anche a parte nella strategia c'è anche quel momento politico, non fare entrare gli stranieri, i militari stranieri che combattono per l'Ucraina, ma sul territorio della Federazione Russa, perché così si può provocare anche una ondata di propaganda e quella luce ha sfruttato proprio il tuo vecchio video per mostrare proprio questo. Così penso Sì, che ma hanno deciso. perché comunque noi considera che cioè, non c'entra niente con la NATO. Noi non c'entriamo assolutamente quando dicono ah, sono mercenari NATO. Non è assolutamente vero. Siamo persone che vivevano nella nostra comoda vita in un paese in europeo, in America o quant'altro, abbiamo lasciato alle spalle la nostra vita per dedicarci a qualcosa di più grande, una causa maggiore, che è difendere il popolo, perché siamo qua per difendere il popolo ucraino. Dopo, giustamente, sì. Lo difendiamo impugnando un fucile e andando al fronte, quello è vero. Però capisci che, cioè, non lo so, è tutto. Guarda, a me è capitato spesso di mettere, magari ho cominciato a postare dei video, come quel video che la propaganda russa in Italia ha preso e ripostato, l'ho postato su TikTok, è andato, diciamo, leggermente virale. E non ti dico i commenti di gente che magari è seduta sul divano. Mi lascia il commento, mi insulta e non si rende neanche, non è neanche consapevole di cos'è l'Ucraina perché probabilmente non sarà mai neanche uscito dall'Italia, capito? E Cioè, poi anche, guarda, Yuri, ci sono anche tanti bot, io lo so benissimo. I bot scrivono in automatico W, poi col cognome di quel dittatore, la bandierina tricolore. Vabbè, quelli si riconoscono subito, ma ci sono anche veramente gli utili idioti, quelli cioè, tanto per essere anti-americanisti, supportano il regime russo. E a loro non frega niente quello che succede in Ucraina. Ma tu come vedi adesso la situazione? Come sta svolgendo questa guerra? Come si cambiano le cose al fronte? E come vedi, diciamo, i prossimi 3 mesi, 4 mesi? Difficile spiegarlo, cioè io ti posso parlare al fronte, come è cambiato il fronte, c'è stato un incremento di droni FPV che non permettono più neanche per dirti se devi fare un assalto in una trincea russa, cioè già sei in pericolo di tu perché stai facendo un assalto e a maggior ragione hai i droni che, cioè mentre tu stai magando, magari sei in una trincea russa, c'è il drone nemico che ti colpisce, è molto, diciamo, molto diventata più difficile la situazione. Ci si sente meno sicuri, c'è meno sicurezza, ci sono sì sistemi per difendersi, ma
Non so, ti dirò, io l'ho vissuta dal 2023, mi sono fatto tutto il 2023 e diciamo che il 2024 è abbastanza cambiata totalmente, ogni anno cambia, escono nuove tecnologie, nuove... Cosa ti posso dire? Dobbiamo continuare, la guerra continua, non c'è ombra di pace perché non ci può essere ombra di pace. Dimmi, ma i russi stanno diventando più forti, più bravi, più furbi? Oppure oggi come possiamo descrivere un soldato di Putin al fronte? Chi è? Allora, un soldato russo, secondo me, è un soldato che prima cosa ha subito un lavaggio del cervello, a priori. Poi c'è talmente tanta disinformazione in quel paese perché non si riesce neanche a guardare. Cioè, vedi, le persone vedono le notizie per come gli vengono fatte vedere, capito? Non è come noi in Italia che comunque, sai, senti due campane, ti informi, raccogli notizie. In Russia non si può. Loro credono a cosa dice lo Stato, credono alla loro propaganda interna e gli inculcano anche alle nuove generazioni che l'Occidente è il nemico e quant'altro. Quindi, secondo me, i russi vedono un po' come una guerra contro l'Occidente che è sbagliata, cioè non ha senso, figa. È tutto perché gli Ma hanno inculcato in testa questa cosa. a livello di addestramento, di preparazione, come sono? Sono quelli professionisti, sono bravi? Oppure ci sono quei sempre quei giovanotti che hanno 18-20 anni, oppure scarcerati? Cioè la qualità di quel soldato qual è? La qualità di sicuro non sono i soldati che c'erano nel 2022, non ci sono più perché quelli probabilmente sono morti, già morti, sono stati annientati gli Spetsnaz o diciamo, i gruppi speciali russi all'inizio guerra sono stati utilizzati, sì, sono stati ricostruiti, ma sono state reclute che sono state riaddestrate da zero e quant'altro. Ti posso dire una cosa, guarda, la Russia ha il fattore numerico che magari l'Ucraina non ha perché l'Ucraina tiene, diciamo, un po' di più la vita dei suoi uomini, mentre i russi muore una persona, ne muoiono 100, ne hanno altre magari 200, capito? Non gli importa. I russi sono un po' come vengono trattati e sono un po' come animali, a mio parere, cioè, proprio mi mandano come, non lo so, carne da cannone, carne da macello, e questo. E loro si fanno pure anche usare, cioè, non lo so. È difficile a spiegarti a livello di Dimmi, preparazione. ma loro lo capiscono? Lo capiscono che sono stati fregati e sfruttati dal regime, cioè da Putin esattamente. E secondo te, se potranno arrivare a quel punto quando diranno vabbè, basta, non possiamo fare più carne da macello, dobbiamo cambiare qualcosa nel nostro paese? Cioè c'è la speranza che almeno un pensiero di cambiare qualcosa nascerà nelle teste dei soldati russi, o cioè proprio sono impazziti, vogliono ammazzare, vogliono uccidere, occupare, talmente credono nella favola che i nonni hanno combattuto e dobbiamo continuare anche noi. Ma lo spero vivamente, però per me è che quando entreranno in questo ragionamento sarà già troppo tardi. Il problema è quello. E poi vengono anche comunque, cioè, non so, è capitato di vedere qualche video, magari delle donne, di qualche soldato russo che protestavano in piazza e veniva subito represse. La Russia è uno stato totalitario. Questo sì, questo è vero. E poi sai che in Russia pensano che in Ucraina ci sono tanti soldati polacchi. Sai perché? Perché loro in Russia pensano che lingua ucraina è quasi la stessa cosa che lingua russa, però un po' modificata. E quando loro sentono la lingua ucraina normale, non capiscono e pensano che quei soldati stanno parlando in polacco. Perché è abbastanza simile, sì. Perché per loro la lingua ucraina è un'altra lingua assolutamente, che loro non capiscono. Così, vabbè, nascono queste storie. Tu dimmi un po', la tua vacanza come l'hai passata? Se puoi raccontare cosa hai fatto di bello, forse hai realizzato qualche tuo sogno, perché so che al fronte si può sognare anche di mangiare un piatto di borscht, già sarà una festa. Diciamo che vabbè, io sono stato 3 settimane in Italia, sono andato in Toscana, sono stato al mare e dopo sono tornato in Ucraina. Diciamo che ho passato, adesso sono credo nella seconda settimana che sono tornato. E sì, diciamo che un po' mi sto godendo la vita ucraina, cioè
la vita delle città ucraine a ovest, dove scorre un po' tutto abbastanza normale. C'era la festa della città in paese, ho indossato anche il mio vasceva, anche essendo italiano, giusto per rispettare comunque la cultura. Vesceva Bellissimo. anche, dobbiamo spiegare che vesceva anche la camicia ricamata a mano, tradizionale, un vestito tradizionale ucraino, si chiama Vesceva anche, mi E fa ogni piacere che anche tu la indossi. regione ha un ricamo differente da un'altra, cioè ogni regione ha un ricamo differente, quindi dal ricamo che hai si può comprendere di che oblast sei originario. Beh, sono cose che l'ho imparate qua, queste non le sapevo. Comunque, Sì, vabbè, quindi ai tempi si usava come il passaporto per presentarti da dove provieni. Sì. anche Dimmi, poi ma. una cosa della mamma lo fa per la figlia lo fa per poi le prossime generazioni, magari lo cucisce a mano la nonna, cioè tutta una cosa molto particolare e molto affascinante. Il reddito di famiglia, certo. Tu mi dicevi che dovevi sistemare qualche documento, qualcosa di burocrazia, di che cosa si trattava, se si può parlare e se c'è qualcosa che non va tutto a posto. No, tutto a posto, ho già firmato il contratto, quindi tra un po' di giorni torno a fare il mio dovere, perché ormai è la mia guerra questa, quindi è anche la mia guerra, sono italiano, ma la sento come mia, capito? Non riesco più a rimanere indifferente a tutto quello che sta succedendo, quindi anche in Italia, guarda, sono tornato in Italia, ho detto vado al mare, provo a disconnettere un attimo la testa, era praticamente impossibile, quando sai che i tuoi fratelli sono qua a combattere, per me... Oramai, dimmi, tu sai che cosa farai quando torni al fronte, il tuo compito, la direzione? Ti stai Questo preparando oppure sarà una sorpresa per non lo te? so, non lo so ancora di preciso, però probabilmente ancora fanteria. Non riesco a fare altro. No, potrei fare tipo scuole di droni o quant'altro, però sono nato come fante io in Ucraina e morirò come fante. Speriamo bene, ti ringrazio per questa intervista, ti auguro di cuore Grazie, essere vivo, felice e essere un vincitore, perché questa guerra è anche la tua guerra e noi dobbiamo vincere perché sappiamo che la verità sta con noi. Io sì. ti ringrazio. Grazie a te, grazie mille a te di avermi dato spazio, grazie mille Katia. Slava Ukraini. Героям слава!